Abbiamo la dottoressa Spagnolo, giusto? Che ha lavorato con il professor Bolondi e su una tematica molto attuale che è appunto l'intelligenza artificiale nella didattica tra matematica. Buongiorno, io sono Camilla Spagnolo, ricercatrice all'Università di Bolzano. Oggi vi presento un lavoro che abbiamo fatto insieme io e Giorgio Bolondi, che è sempre docente all'Università di Bolzano. Parliamo di un tema che in realtà è molto, diciamo, in voga in questo momento, quello dell'intelligenza artificiale, ma quello su cui ci vorremmo focalizzare è più il ruolo che gioca l'insegnante in questo tema. Quindi stiamo più sul lato educazione. Partiamo da una riflessione sul che cosa sia un'intelligenza artificiale, e questo di fatto è un percorso, quello che vi illustrerò, che abbiamo fatto con gli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado. E siamo partiti da un questionario che in realtà si è scansionato il QR code, avete modo di vedere nel dettaglio. Io ora vi farò vedere scusate vi farò vedere soltanto alcune domande del questionario, mi soffermerò sull'analisi solo di alcune domande. Vi invito, se avete tempo, in realtà anche a compilarlo o a passarlo anche a colleghi per chiedergli di compilarlo. E quindi, insomma, l'idea era di avviare una riflessione insieme agli insegnanti, partendo anche da che cosa sia un'intelligenza artificiale. E le risposte sono le più, anche le meno attese, diciamo, da internet generico a aspetti che riguardano la robotica. E in realtà una delle domande del questionario è se sono state fatte attività legate, per esempio, all'intelligenza artificiale in classe, e tanti rispondono di sì. Però che cosa sia l'intelligenza artificiale invece è molto più difficile da esprimere. Quindi parto dando un po' per scontato che per intelligenza artificiale intendiamo tutte quelle intelligenze che in qualche modo cercano di simulare l'intelligenza umana. Noi in realtà ci siamo concentrati poi su un tipo di intelligenza artificiale che è ChatGPT. ChatGPT ha preso molto, molto piede nell'ultimo periodo, è diventato molto celebre. Quindi siamo partiti in realtà dal chiederci questa intelligenza artificiale come influisce sull'educazione. Se ne parla anche in modo un po' quasi timoroso di che ruolo può svolgere all'interno dell'educazione, eccetera. E poi abbiamo preso ChatGPT, che in realtà è un chatbot che sostanzialmente imita quella che è la conversazione tra umani, quindi che risponde in qualche modo simulando quella che potrebbe essere l'interazione umana. E l'abbiamo preso perché in realtà utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale. Questo significa che, per esempio, se gli si chiede di simulare l'interazione che avrebbe, non so, un bambino di 5 anni piuttosto che un anziano o quant'altro, si impegna anche nel fare questo tipo di simulazione, ok? E soprattutto perché è diventato davvero molto celebre rispetto a tanti altri tipi di intelligenza artificiale. In realtà ne facciamo uso da tantissimo tempo, pensate alla cartella spam delle mail che abbiamo tutti sul telefono, che c'è da tantissimo tempo, ok? Però da quando è uscito ChatGPT, diciamo che questa cosa è diventata molto, molto più nota. E dal suo rilascio, che è avvenuto il 30 novembre 2022, pensate che già a gennaio 2023 aveva raggiunto l'iscrizione di più di 100 milioni di utenti, ok, per intenderci. E qui vi porto un aneddoto, nel senso che perché è tanto temuto e perché ha guadagnato tanta attenzione, hanno fatto tanti esperimenti in realtà con ChatGPT. Uno di quelli che vi cito, per esempio, è il fatto che abbia superato esami universitari, ok? Quindi l'aspetto, diciamo, più preoccupazionale era: ma quindi come faccio a capire se è un mio studente, non è un mio studente, se in qualche modo utilizzano l'intelligenza artificiale per fregarmi e simili? Allora, la prima riflessione da cui voglio partire è che ho chiesto a ChatGPT di dirmi sostanzialmente come funziona. Quindi questo è lui che mi risponde, è in inglese, vabbè, adesso ve lo traduco. Sostanzialmente lui dice che è un modello di linguaggio che usa sostanzialmente delle tecniche per generare delle interazioni di testo simulate sull'umano, che ha un database
che utilizza in realtà testi come libri, articoli, siti, eccetera. La cosa interessante è che non utilizza internet, quindi il database che gli viene dato in riferimento non fa riferimento a internet, quindi non si aggiorna, diciamo, ogni volta che qualcuno pubblica qualcosa sul web, ma si aggiorna solamente quando i programmatori di ChatGPT decidono di aggiornarlo, ok? E le risposte che io vi sto facendo vedere sono della versione 3.0. Ora, che cosa è interessante chiedersi, o almeno che cosa per noi è stato interessante chiederci? È per esempio il fatto che quando ChatGPT risponde non fa riferimento alle fonti che utilizza. Quindi magari vi dà delle risposte, ma non citando le fonti, quindi non sappiamo per esempio a che cosa faccia ufficialmente riferimento. E quindi le domande che ci siamo poste sono: quale tipo di impatto ha questo sull'insegnamento della matematica, che tipo di percezione ne hanno gli insegnanti, cosa ne pensano, ok? E in particolare come questo influisce sulla valutazione in classe, cioè in quale modo le risposte dell'intelligenza artificiale, per esempio a un task matematico, si interfacciano con quelle che sono le pratiche di valutazione in classe. Che cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Ci siamo focalizzati sul punto di vista dell'insegnante, ovviamente i punti di vista possono essere molteplici, noi abbiamo scelto quello, e abbiamo scelto un task in Bansi che ora vi faccio vedere. Abbiamo selezionato alcune risposte tipiche al task degli studenti che avevano risposto a quel quesito, perché in realtà si tratta di un quesito aperto, quindi abbiamo raccolto alcune risposte, e abbiamo chiesto agli insegnanti di valutare le risposte che avevamo scelto e il protocollo di ChatGPT. Quindi abbiamo chiesto a ChatGPT di rispondere, abbiamo selezionato sostanzialmente 5 protocolli, 4 di studenti e uno di ChatGPT, e gli abbiamo chiesto di valutare questi 5 protocolli. Spoiler, tutti e 5 protocolli sono sbagliati, perché anche l'intelligenza artificiale sbaglia. E sostanzialmente, oltre che di valutarli, gli abbiamo chiesto di fare una valutazione rispetto ad alcuni criteri, che poi adesso vedremo insieme. E al termine di questa valutazione, se qualcuno ha aperto il questionario e l'ha visto, chiediamo di individuare quello che è il protocollo di ChatGPT. Okay? Quindi loro hanno fatto queste valutazioni senza sapere quale effettivamente fosse il protocollo di ChatGPT. Perché siamo partiti da un quesito in Bansi? In realtà siamo partiti da un quesito in Bansi perché, è stato detto più volte in questi giorni, ci permette di fare una scelta preliminare dal punto di vista quantitativo. Quindi in realtà abbiamo il dato quantitativo che ci aiuta, per esempio, nel tipo di difficoltà che a livello nazionale hanno i nostri studenti. Quindi ci siamo concentrati su un quesito su cui le percentuali di risposta erano corrette, erano effettivamente molto basse. Questo è stato il punto di partenza e questo è il task. È un task per il grado 8, quindi siamo al termine della scuola secondaria di primo grado, e il task è n un numero naturale, considera l'affermazione: se n è pari, allora n più 1 è un numero primo. L'affermazione è vera o falsa, chiede. Ovviamente si deve motivare la risposta. Ora, la griglia delle prove in Bansi ovviamente dà come possibilità, cioè accetta come risposta corretta, o il controesempio, un qualsiasi controesempio, oppure affermazioni generali che fanno riferimento al fatto che con questo procedimento si trovano tutti i numeri dispari, ma che ovviamente non tutti i numeri dispari sono numeri primi. Perché abbiamo scelto proprio questo task? Perché va a focalizzarsi sulla competenza argomentativa, e la competenza argomentativa è una competenza trasversale, ma come abbiamo detto in più interventi, è una competenza anche centrale per quanto riguarda la matematica, ed è una delle competenze per quanto riguarda la matematica su cui ChatGPT ha più difficoltà. Quindi è stata questa la riflessione di partenza. Performance degli studenti, quindi siamo al termine della scuola secondaria di primo grado, risponde correttamente il 37,1% degli studenti italiani del campione. La cosa che ci ha preoccupato tanto è che risposte mancate sono più del 20%, il che vuol dire che è una di quelle domande che genera un pochino il panico, cioè che non danno per scontato a cui non danno per scontato di riuscire a rispondere, quindi che potrebbero in qualche modo saltare. Queste sono le quattro risposte degli studenti che abbiamo selezionato, adesso ve le leggo e le zoomo. La prima è: l'affermazione è falsa, tutte quelle che abbiamo scelto avevano concettato l'affermazione falsa. Quindi sono sostanzialmente argomentazioni non corrette rispetto a quello che è la risposta alla domanda. Questo dice: l'affermazione è falsa perché se aggiungiamo 1 non è più un numero primo.
Poi abbiamo, beh, non ve le commento tutte adesso, prima ve le leggo. L'affermazione è falsa perché non tutti i numeri primi sono dispari. Notate che alcune sono molto fini, per esempio abbiamo alcune risposte che sono magari corrette dal punto di vista matematico, ma non coerenti con quella che è la richiesta di partenza. Okay? Poi abbiamo due risposte apparentemente molto simili, in cui la studente cambia idea. L'affermazione è falsa perché non è vero che il risultato sarà per forza un numero pari. L'affermazione è falsa perché non è vero che il risultato sarà per forza un numero primo, ok? In cui, diciamo, con più o meno variabili riformulano quello che è il testo di partenza. Che cosa ci risponde ChatGPT? ChatGPT versione 3, ma comunque tuttora risponde non in modo corretto alla domanda, se vi interessa. Ovviamente la domanda era stata formulata in modo differente perché non era possibile dare un'immagine a ChatGPT, quindi la domanda l'avevo formulata come n è un numero naturale, è vero che se n è pari allora n più 1 è un numero primo. E ChatGPT risponde no, non è vero. Ad esempio quando n è uguale a 2 abbiamo che n è pari, ma n più 1 uguale a 3 che è un numero primo. Tuttavia, se prendo n uguale 4 allora n è pari, ma n più 1 uguale 5 che è un numero primo, tuttavia. Quindi non è possibile affermare che se n è pari, allora n più 1 è un numero primo, in generale. Ok? Allora, che cosa abbiamo fatto nel questionario? Non so se qualcuno di voi l'abbia aperto. Abbiamo coinvolto 108 insegnanti, e in realtà sono cresciuti un po', adesso credo siano circa 130, ma le percentuali non sono cambiate tante, e abbiamo chiesto loro di fare una valutazione in termini di correttezza del contenuto matematico, coerenza con la richiesta del task, accuratezza del linguaggio, coerenza dell'argomentazione, completezza dell'argomentazione. Che sono tutti criteri, io stesso non posso farlo per ragioni di tempo, ma sono tutti criteri un po' scivolosi per noi insegnanti, su cui non è detto che saremo tutti d'accordo, diciamo. Cioè la valutazione a volte ci mette un pochino in difficoltà proprio per alcuni di questi motivi che vedete anche in parte in slide. E successivamente poi abbiamo chiesto loro di cercare di riconoscere il protocollo di ChatGPT. Ora mi focalizzo sull'analisi di una domanda che è proprio questa, cioè uno dei 5 protocolli è stato realizzato da un'intelligenza artificiale, secondo lei quale? Queste, se va avanti, sono le percentuali di risposta degli insegnanti, cioè solo il 19% degli insegnanti ha riconosciuto il protocollo di ChatGPT, che è un risultato che per me è stato molto strano. Nel senso che ci sono alcune caratteristiche del protocollo che sono molto strane come risposta di un bimbo al termine della secondaria di primo grado. Grazie. Ora vi faccio vedere, li abbiamo intervistati, alcune poi delle risposte che hanno dato al perché hanno scelto proprio quella domanda. Ho scelto perché la maggioranza di loro in realtà sceglie lo studente D, che era quello che sostanzialmente ripeteva quello che era scritto nel testo, cioè non dice una cosa sbagliata, ma non è coerente, non argomenta effettivamente quella che è la risposta, però non fa un'affermazione sbagliata dal punto di vista matematico. Allora, cosa ci dicono? Ho scelto per esclusione perché nessuna risposta mi sembrava che potesse essere di ChatGPT. Pensavo fosse una domanda trabocchetto e che non ci fosse in realtà una risposta corretta. Mi aspettavo che ChatGPT dovesse necessariamente rispondere correttamente, quindi ho scelto la risposta che mi sembrava quella che è la meno sbagliata. Quindi, che cosa ci sembra? Cioè, che cosa vediamo? Vediamo sostanzialmente che la cosa che si dà per scontato è che ci fidiamo dell'intelligenza artificiale, un po' come ci fidiamo di quello che leggiamo su internet, un po' come quando andiamo dal medico e gli diciamo no, ma ho letto su internet che, e lui si mette le mani nei capelli. Quindi, questa è la prima osservazione che abbiamo fatto, quindi che un po' anche i nostri studenti lo fanno, ci aspettiamo che ci venga data una risposta corretta. La cosa che è più interessante, su cui poi non ho tempo di approfondire, ma che voglio dire, è che le percentuali di risposta cambiano notevolmente se io spezzo e considero insegnanti di scuola secondaria di primo grado e insegnanti di scuola primaria. Voi vi direte, qualcuno forse si è chiesto, perché abbiamo considerato gli insegnanti di scuola primaria, visto che è un quesito per la secondaria di primo grado? Perché ci siamo resi conto, questo tipo di sperimentazione in realtà è nato durante corsi di formazione che coinvolgevano istituti comprensivi, quindi sia gli insegnanti di scuola secondaria che di scuola primaria, ci siamo resi conto che gli insegnanti di scuola primaria in realtà identificavano la risposta di ChatGPT molto più facilmente, perché facevano un'analisi di tipo linguistico. Quindi non mi aspetto
che un bambino faccia un ragionamento così complesso e così lungo, che scriva così tante parole, per esempio, ok? Quindi spezzando i risultati, in realtà, se io vado a considerare solo gli insegnanti di scuola primaria, loro identificano il protocollo di ChatGPT, mentre se vado a considerare il protocollo e le risposte solo degli insegnanti di scuola secondaria o se li metto insieme, vincono ovviamente quelli che non riconoscono il protocollo. Quindi ci sembra interessante mettere in evidenza questa cosa, perché è una di quelle cose che dimostra che effettivamente il confronto in verticale ci serve e che il punto di vista dei colleghi ci serve e che un'analisi di tipo linguistica ci serve anche in matematica. Quindi concludo con un'immagine un pochino provocatoria, che è: chiedere all'intelligenza artificiale non è sempre la scelta migliore. Questa è una pubblicità che è stata utilizzata in Belgio, hanno scritto su un palazzo, e ChatGPT finisce questo palazzo sostanzialmente.